Buonasera. Allora, cara Rosy, benvenuta, conosce le persone che sono intorno a me e poi insomma anche loro le diranno qualcosa, ma noi dobbiamo fare il nostro giochino serissimo delle lettere a cui lei risponderà. Comincerei dalla prima. Cara Rosy, la variante Omicron ha riportato alla ribalta il tema dei vaccini nei paesi poveri. Da una pandemia si esce solo se tutto il mondo si vaccina. Tra l'altro faccio una parentesi, venne a dirlo proprio qui nel nostro programma un anno fa, fu la prima volta che sentimmo queste parole in televisione, le disse Rosy Bindi qui. Ma perché in questo anno non si è trovato e non si continua a non trovare un accordo sui brevetti, chiede Marco? Perché purtroppo la politica è più debole dei big pharma, di queste grandi case farmaceutiche alle quali ovviamente siamo tutti debitori per essere riusciti anche a darci un vaccino in tempi brevi, però stanno guadagnando, si dice, circa 4 milioni di dollari all'ora, essendo già stati ampiamente rimborsati per il costo della ricerca. E quindi io credo che sia arrivato il momento, non solo per essere solidali nei confronti di tutto il resto del mondo, solidarietà che è dovuta e solidarietà che conviene, perché le varianti non finiranno mai fin quando tutto il mondo non sarà vaccinato. L'ultimo bambino dell'Africa, dell'India, dell'America Latina ha lo stesso diritto dei nostri bambini. E noi abbiamo una convenienza che tutto il mondo stia bene. La salute è un diritto fondamentale, ma è anche un interesse di tutti. Quindi questo dovrebbe capire la politica, soprattutto in relazione a un fatto molto semplice. Non è sufficiente garantire i vaccini in Africa, è necessario organizzare la distribuzione e la somministrazione. C'è un prezzo che non è solo legato al vaccino, è il costo di un'assistenza che il mondo dovrebbe garantire ai paesi più poveri. E questo costo, di cui noi in qualche modo dovremmo farci carico, non può essere tutto assorbito dalle case farmaceutiche. Così come non può essere assorbito quasi tutto dalle case farmaceutiche l'aumento, ancorché insufficiente, del Fondo Sanitario Nazionale quest'anno. In un anno di pandemia nella quale tutti noi abbiamo riscoperto il valore della sanità pubblica e di un sistema sanitario universalistico, non è pensabile che l'aumento del fondo, che finalmente c'è stato, ancorché insufficiente, non venga assorbito quasi tutto dalla spesa farmaceutica, perché c'è una carenza di personale e c'è una carenza di organizzazione dei servizi nel quotidiano al quale è necessario far fronte. E quindi questo governo, che si è comportato in maniera egregia per la nostra vaccinazione, io penso che da governo dei vaccini debba diventare e ritornare ad essere un governo della salute pubblica e della sanità nel nostro paese. Anche perché si era promesso, no? 2 anni fa, in piena crisi, non faremo mai più tagli alla sanità, torneremo a investire nella sanità, e ce le ricordiamo quelle parole. Cara Rosy, seconda lettera, leggo che per ridurre il caro bollette il governo medita di imporre un contributo di solidarietà a chi dichiara più di 75.000 euro l'anno. Ecco, nel paese degli evasori fiscali, chiede Federico, non è che finiscono per pagare sempre i soliti onesti? Cioè quelli che dichiarano davvero quello che guadagnano? Mi sembra che la proposta che ha fatto il presidente Draghi non abbia accolto il favore del Consiglio dei Ministri per la contrarietà a quello che ho letto sui giornali dei componenti di Lega, Forza Italia e Italia Viva. Io sono sempre favorevole a sistemi fiscali che sono a interventi fiscali che sono finalizzati a restituire un po' di uguaglianza a questo paese e a tassare chi ha la possibilità di dare un contributo di solidarietà. Condivido però la sottolineatura fatta dalla lettera, perché io credo che questo governo sull'evasione e l'elusione fiscale sia un po' troppo silenzioso.
E mentre credo che questa sia una vera e propria piaga nel nostro paese, oggi se dovessimo coniugare il comandamento non rubare, dovremmo dire oltre a tutto paga le tasse. Non rubare e non evadere. Ecco, prego, Gad. Sì, vorrei dire una cosa senza ipocrisia, se posso. Credo che tutti noi quattro seduti qua dichiariamo più di 75.000 euro di reddito all'anno e ci dà molto fastidio che ci siano tante persone che ne dichiarano anche molti di più e che truffano e evadono il fisco, ma non lo prendo come alibi. No, ecco, a me umilia che ci siano delle forze politiche le quali pensano che quelli come noi, chiamati a dare un contributo di solidarietà di circa 250-300 euro all'anno, perché di questo si tratta, si dovrebbero ribellare perché non è giusto. Io credo che hanno una visione di noi altri piuttosto meschina, ingiusta. Come dice Rosy Bindi, ci ribelliamo al fatto che ci siano altri che non pagano, che non hanno neanche... Rosy, qui tocca questa domanda, poi abbiamo Gad Lerner qua, questa domanda però è di Lisa. Gentile Rosy, si fa il suo nome per il Quirinale, è da un bel po', anche se lei ha detto di non contarci. Sarà comunque la volta buona per vedere sul colle più alto una donna? Il tempo sarebbe anche scaduto, a dire la verità, almeno da 70 anni, ma che dire, secondo me questa volta se ne parla più delle altre volte e questo potrebbe anche essere di buon auspicio in qualche modo, credo. Mi piacerebbe però che si cominciasse a parlare del profilo del Presidente e della Presidente, perché io credo che sia il tempo di una donna, sicuramente non di una donna qualsiasi. Ecco. E allora penso che sarebbe davvero il momento di dirci che qual è la differenza che una donna dovrebbe portare al Quirinale, no? Perché credo che tutti noi chiediamo al Presidente della Repubblica di garantire la Costituzione, cioè la faccio breve, di continuare quello che ha fatto il Presidente Mattarella, perché così almeno si capisce... io sono tra coloro che rispetta la sua scelta, l'ho sempre fatto, lo farò sempre, ma vorrei un presidente come lui o una presidente come lui in qualche modo, che garantisse al paese quello che lui ha garantito in questi anni. Ma se si pensa a una donna, io mi domando anche che cosa dovrebbe, quale sarebbe la differenza e il valore aggiunto in questo momento. Ecco, io penso che dovremmo chiedere alla futura, eventuale futura Presidente della Repubblica di prendersi cura di questo paese, perché io credo che oggi l'Italia abbia bisogno di sentirsi accolta, no? Di essere appunto presa tra le braccia, capita nelle sue sofferenze, incoraggiata nelle sue ambizioni, nelle sue possibilità che sono ancora tante, ma credo davvero che questo paese abbia bisogno, sì, di una politica che sa prendersi cura delle persone. Cura e accoglienza. Gad, prego. Ma sì, adesso io sono un po' in imbarazzo perché tu sei il primo che ha lanciato. No, sono il primo. Siamo stati in tanti a lanciare quel nome, ne resto convinto, perché sono convinto che la sua tempra e la sua passione politica, lei ha un'autodisciplina tale che saprebbe imbrigliarla nel senso delle istituzioni per essere al di sopra delle parti, no? E allora ti dico che, un po' facendo gli spiritosi tra di noi, qualcuno ha detto magari Rosy Bindi non vincerà l'Oscar, però una nomination se la merita e come. Quindi la nomination per Rosy Bindi, però un altro nome di donna non lo vogliamo fare? Ma le piacerebbe? Io vorrei sapere se le piacerebbe. Ma certo che le piacerebbe, dai. Le piacerebbe a Rosy Bindi diventare Presidente della Repubblica? Dai, io vorrei, scusa, non è che voglio aiutarla, vorrei ricordarsi che è una che però ha saputo anche ritirarsi, È per questo lasciare. È per questo che voglio sapere, dai, dica sì. Ma non ha smesso l'impegno. Pimenti, non mi faccia arrossire, perché... E invece sì! Lo dico come... Guardi, Gad, forse tra quelli che sono lì stasera, è quello che mi conosce un po' di più, quindi... Ma credo anche che con Gramellini, non essendosi anche frequentati molto... Ci conosciamo,
Rosy, c'è un... non è pensabile che un politico che ama il proprio paese non possa considerare questa una cosa, certo, che fa onore. No? Certo. Cioè, grazie Rosy. Fatemi finire però, fatemi finire perché... No, era un bel finale. Perché siccome tutti quelli... No. Tutti quelli di cui si parla sono spariti di circolazione. Io sono l'unica che non sono sparita. Anzi, sono riapparsa. Non vorrei che qualcuno pensasse che io ci penso e che io ci credo. Io non ci credo che questa cosa avverrà. E proprio per questo, come ho detto, me la godo. Nel senso che le nomination fanno piacere. Ma io lo so che questa cosa non accadrà, quindi sono molto tranquilla. Ma noi già la prenotiamo per una delle poste del mese di gennaio, così ne parleremo, avremo modo di parlare. Grazie a Rosy Bindi, grazie davvero. Grazie a voi. Buona serata, grazie.